Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi per questo speciale Halloween realizzeremo questa porta caramelle, questa, diciamo, scatolina porta caramelle. Ecco i materiali che ci serviranno. Dovete procurarvi un cartoncino come questo, lungo 34 e largo 10 cm. E adesso cominciamo a fustellare le singole parti. Come vi ho già spiegato in altri video, è sempre preferibile usare il punteruolo, questo è proprio l'originale della Sizzix, per, diciamo, far uscire meglio la fustellata. E continuiamo con tutti i singoli pezzi. Una volta fustellati tutti i componenti dei personaggi, andiamo a fustellare anche questo quadrato di gomma crepla un po' glitterato con questa Fremlitz grande. E adesso andiamo ad incollare tutte le parti. Tutti i link, sia delle fustelle che dei materiali che sto usando, colle comprese, ovviamente li trovate nell'info box. Userò questi quadratini della Glue Dot per applicare la piccola strega sopra questo decoro. Per i decori più piccoli appoggio direttamente, vedete, il cartoncino sul dispenser e proseguo in questa maniera. A questo punto possiamo assemblare tutto quanto. Vi ricordo il cartoncino lungo 34 cm e largo 10, ma prima di attaccare questo fiore, diciamo con la streghetta, andiamo ad applicare questo scotch un po' in diagonale. Lo scotch l'ho acquistato da Tiger, è un set formato da tre diversi tipi di scotch, ovviamente tema Halloween.
Mi preparo facendo già anche il foro dove poi passerà la rafia e a questo punto posso andare ad applicare sempre usando questo della Glue Dots, che sono dei piccoli, vedete, quadratini. Vado ad applicare la mia decorazione. Inserisco naturalmente in un piccolo sacchettino per alimenti i vermetti che ho comprato o appunto le caramelle che trovate, sempre con il dispenser della Glue Dot, e come vedete è comodissimo. Vado ad applicare la bustina dietro la mia scatolina e adesso poi vado a fare un foro anche dall'altra parte, ovviamente in corrispondenza dell'altro. Vado poi a chiudere il tutto con questi pezzi di rafia in questi diversi colori. Farò passare il filo, farò un nodino dietro e poi farò un piccolo fiocco sul davanti. E questo è il mio progetto per Halloween. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Io come al solito vi lascio all'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!